ormai è diventato un appuntamento importante quello dell'amministrazione fiorentina in collaborazione con Libera per ricordare tutte le vittime di mafia. Anche quest'anno nel Salone dei 200 la storia di ragazze uccise, la storia di ragazze sparite e la lettura ancora una volta di tutti i nomi delle vittime. Una storia che purtroppo ancora non è finita, una storia che dobbiamo fare di tutto perché finisca.